A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Questa sera parleremo di un argomento molto interessante, molto stimolante. Parleremo di economia del mare e presenteremo nello stesso tempo la sesta edizione di Sottocosta, che ha avuto molto successo negli anni passati e non abbiamo motivo per pensare che quest'anno non ne avrà. Ne avrà e come? Perché ci sono molti eventi nuovi e interessanti. Vi presento gli ospiti di questa sera. Alla mia destra il professor Nicola Mattosso, che Buonasera. come è noto è direttore della Fondazione Pescara Abruzzo, nonché coordinatore del Master in Diritto ed Economia del Mare. Quindi abbiamo la dottoressa Claudia Ciccotti, che è Buonasera. docente di design nautico, giusto o no? Non proprio, diciamo, sono Diciamolo. docente di metodologia della progettazione e design per la sostenibilità ambientale, però sono anche uno UX designer e mi occupo di design nautico. Perfetto, quindi abbiamo Sono sentito. docente in ISIA. Benissimo, poi abbiamo Bruno Santori, che è direttore della Marina di Pescara. Buonasera a tutti. Quindi Giuseppe Di Marco, presidente Lega Ambiente Abruzzo. Buonasera. Buonasera a lei. Eccoci qua. Allora, economia del mare. Innanzitutto un plauso al professor Mattosso, che coordina un master in diritto ed economia del mare. Perché un plauso? Perché l'Italia è un paese bagnato per l'80% dal mare e diciamo che dovrebbe rappresentare il tutto uno stimolo per la occupazione che stenta in questo paese, ma con tutta questa costa ci dovrebbero essere moltissime aziende, mi pare che siano il 3,1% di tutto il potenziale aziendale italiano. Quindi un paese può rivelare molti punti di forza, che si legge in modi innovativi, e abbiamo una di queste che è la Blue Economy. La Blue Economy, un volto di sistema produttivo che va dalle attività primarie, quali la pesca, quelle terziarie, il turismo marino, trasporti marittimi, ricerca, regolamentazione, ambiente, chi più ne ha più ne mette. Quindi energia blu, acquacoltura, turismo marittimo, costiero di crociera, biotecnologia blu, solo per riprendere alcuni ambiti di attività in forte crescita e che continua a destare interesse tra i giovani. Professor Mattosso, il ruolo del mare nell'economia abruzzese e italiana, valore aggiunto e occupazione? Domanda. Intanto parliamo di una filiera produttiva che costituisce un'opportunità strategica per l'intero sistema economico nazionale. Soltanto il prodotto interno lordo che ogni anno questa filiera realizza come nuova ricchezza costituisce il 3% dell'intero PIL nazionale. Come produzione diretta. In realtà c'è un effetto indotto che in questo settore è particolarmente significativo e la produzione dell'indotto è stimata in oltre 80 miliardi l'anno, che significa che il totale dell'incidenza tra produzione diretta e indotto della cosiddetta blue economy è di circa 120-125 miliardi l'anno, pari a oltre l'8% e mezzo per cento del PIL. I termini occupati si stimano oltre 800.000 occupati nel settore. Aggiungasi che per le peculiarità del sistema paese la cosiddetta blue economy rappresenta una esperienza già strutturata e significativa, ben presente nel Mezzogiorno, ma che per lo stesso Mezzogiorno d'Italia può costituire una ragione di crescita particolare, speciale, persino in termini di possibili rettifiche nelle dinamiche di riqualificazione dell'apparato produttivo nazionale. In questi settori abbiamo alcune
eccellenze, siamo leader mondiali per un segmento tipico del mercato che la nautica da diporto, in particolare la cantieristica, la produzione, sì, la cantieristica, in particolare la produzione di yacht al di sopra dei 72 metri, per questa produzione, tipologia di produzione, abbiamo oltre il 50% delle intere commesse mondiali. Questo significa che dietro questa attività di produzione c'è tanta ricerca, ricerca di base, ricerca applicata, c'è tanta anche formazione. Così c'è l'idea vincente, che è dovuta per la verità a una intuizione antica della Camera di Commercio di Pescara, l'originaria Camera di Commercio di Pescara, di preoccuparsi di favorire la formazione di un management molto qualificato a supporto delle strategie che possano meglio favorire e consolidare le dinamiche di crescita e sviluppo in questo settore. Poi ci torniamo, sentiamo ora adesso la dottoressa Ciccotti, che fa parte dell'ISIA. Vogliamo innanzitutto spiegare che cos'è l'ISIA, così la gente capisce di che stiamo parlando, anche perché il professore è il presidente dell'ISIA, poi se ne parlerà. Preferirei proprio il presidente a parlare dell'ISIA, visto che appunto... Vogliamo allora, cioè, solo un'introduzione, poi anche per obbligo di galanteria di essere la collega a dire di più. Diciamo che l'ISIA, come si declina diciamo l'acronimo, sta per Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. In realtà non è una formazione superiore, ma è una formazione accademica vera e propria. Quindi pubblica adesso. Perché il sistema di formazione accademica italiana si incardina su alcuni pilastri, c'è il sistema universitario e c'è il sistema AFAM, ma nell'ambito del sistema AFAM ci sono i conservatori, l'Accademia di Danza Moderna ci sono gli ISIA. ISIA ne sono solo quattro, si deve alla straordinaria intuizione di un grande intellettuale del secondo Novecento italiano, Giulio Carlargan, alla loro nascita, e poiché quest'anno ricorre il centenario del movimento Bauhaus, per cui il governo tedesco è molto impegnato nelle celebrazioni, nel richiamo dell'attenzione a livello mondiale per rievocare la straordinaria rivoluzione che questo movimento ha portato nella cultura moderna. Gli ISIA si ispirano a quel movimento e dopo ben tre leggi di bilancio siamo riusciti a far nascere il solo quinto ISIA italiano nella Benissimo. Nostra regione e a Pescara. Benissimo, e la collega ne è autorevole docente. Ecco, era preambolo fatto dal professore. Adesso sentiamo la dottoressa Ciccotti, sì. Ma prima vorrei ringraziare l'ufficio stampa della Camera di Commercio, Maura Di Marco, per aver citato collaborazione per questa trasmissione, lo faccio con molto piacere. Dottoressa Ciccotti, allora. Sì. Allora, dunque, io mi sono avvicinata al mondo ISIA come professionista e sono stata avvicinata dal mondo ISIA come professionista perché diciamo una delle caratteristiche fondamentali dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche è proprio quella di affidarsi a professionisti che operano nel mondo del lavoro e prenderli come docenti. Quindi la nostra non è soltanto un'esperienza riportata come diciamo docenti, ma anche e soprattutto come professionisti operanti a tutti gli effetti nel mondo del lavoro. E quindi per me è stata un'esperienza, diciamo, estremamente importante e sono sicura che ci saranno degli sviluppi interessanti di cui non voglio anticipare niente. E con ISIA, io in qualità di consulente per Sottocosta, dall'inizio, diciamo, dalla prima edizione, sono curatrice del Salone delle Idee dell'Innovazione nella Nautica e fondatrice del Premio Nazionale Design Nautico. All'interno di questo... Quest'anno è stato dato anche un premio alla carriera. Quest'anno, sì.
mi ha anticipato, ci sarà un premio speciale alla carriera che verrà dato ad un nome importante della progettazione internazionale di cui non svelerò. Ho studiato io. Ho fatto bene. Io no, io meno. Comunque le stavo dicendo appunto che all'interno del Salone delle Idee e dell'Innovazione sì. si dà spazio alle idee e all'innovazione, quindi a tutto quello che precede il prodotto che arriva sul mercato e che quindi poi viene esposto nelle fiere nautiche, no? Quindi l'idea, il progetto, la formazione, l'incontro tra progettisti affermati e progettisti in erba, perché quindi possono scambiarsi impressioni, opinioni, pareri, ed è un luogo in cui si nasce anche una specie di piccola magia, no? Con questi prototipi più esposti, con tanti progetti, dove si vedono le potenzialità del nostro territorio, non solo come professionisti ma anche come studenti, perché molti dei partecipanti sono appunto del nostro territorio, di ISIA, di architettura, di altre realtà che si occupano di design. È un po' una sfida per mettere in luce quelle che sono in realtà le vere occasioni che noi abbiamo per sviluppare dei professionisti che possano avere un'incidenza sul mercato e anche sulle scelte progettuali e fare il proprio successo, ma anche il successo di cantieri, anche il successo del territorio. Quindi metterli in rete, portarli in luce, dare loro l'occasione di esibirsi, di mostrarsi, è la sfida del Salone delle Idee e dell'Innovazione. Va bene, adesso torneremo anche su questo argomento. Sentiamo Santori, il direttore dei Marine di Pescara. Come va questo porto? Beh, dunque, bella domanda, nel senso che il Marine di Pescara, come lei ben sa, è fra i tre maggiori porti turistici italiani. Anche qui, visto che si è accennato a intuizioni del passato, dobbiamo ricordare la grande intuizione che ebbero, insomma, i nostri governanti all'epoca e soprattutto Gilberto Ferri, quando pensò di movimentare le energie della Camera di Commercio per realizzare questa struttura. Una struttura che ancora oggi, nonostante siano passati più di 30 anni dalla sua inaugurazione, è ancora un fiore all'occhiello di questo territorio, un fiore all'occhiello, mi duole dirlo, forse più riconosciuto al di fuori dei nostri confini regionali che all'interno di questa regione. Come spesso accade. Questo, diciamo, che fa parte un po' del gioco. È un marina fortunatamente in salute dal punto di vista economico e finanziario. Abbiamo negli ultimi anni davvero fatto sforzi enormi per mantenere la società in equilibrio e, nonostante il fatto che sia una società partecipata al 100% dalla Camera di Commercio, tuttavia non riceve alcun contributo di funzionamento dall'ente camerale. È una macchina che cammina con il proprio motore e con la propria benzina. E ovviamente siamo alla presa, come tutti i marina d'Italia, con una crisi strutturale della nautica che riguarda principalmente il nostro paese, perché negli ultimi anni purtroppo ci sono stati diversi fattori esterni al movimento, ma di forte impatto sul movimento, che hanno inciso. Ricordiamo il famoso decreto del governo Monti che istituì un balzello che fece scappare dall'Italia 25.000 imbarcazioni da diporto, di queste purtroppo solo una piccola parte sono rientrate adesso. Ricordiamo come anche l'aumento vertiginoso del 400% delle imposte locali negli ultimi anni abbia colpito in maniera indifferenziata tutte le imprese e tra queste anche i porti turistici, che però, siccome vivono dell'apporto che i propri utenti versano nelle casse, sono stati tutti in difficoltà. In Italia negli ultimi anni sono falliti molti porti turistici. Noi per fortuna siamo tra quelli che, nonostante le dimensioni e l'enorme fardello che ci portiamo sulle spalle, riusciamo ancora a fornire servizi e una struttura di buona qualità. Grazie. Invece il mare come sta? Gli ultimi dati dell'ARTA ci danno un dato confortante, in quanto è in linea con i dati dell'anno scorso, quindi sembrerebbe che quel peggioramento che abbiamo vissuto in passato oggi è scongiurato e si lavora, tutti stanno lavorando nella direzione di questo miglioramento, perché
è cresciuta l'attenzione anche culturale intorno al tema della tutela della qualità delle acque. Non è più un tema esclusivo, diciamo, del mondo ambientalista, ma è anche un elemento che oggi fa economia e al tempo stesso ha una ricaduta sociale. Non a caso partecipiamo quest'anno a Sottocosta con una mostra legata al tema della plastica, tema molto sentito a livello mondiale. Noi in Italia abbiamo avuto, diciamo, il privilegio di portare alla conferenza degli oceani del 2017, che si è tenuta a New York presso l'ONU, il primo rapporto sulla qualità delle plastiche presenti nel mar Mediterraneo. È un'azione che è nata da un'attività di cittadinanza attiva come questo progetto, e quindi siamo stati ben felici di ricevere l'invito da parte della Camera di Commercio e del Porto Turistico di Pescara di partecipare alla mostra, mettendo in campo questa prima nostra attività, che vuole essere anche un momento per ragionare insieme con questi due potenziali partner su quelle che possono essere le azioni, le buone pratiche di miglioramento e di messa a sistema di energie che vanno appunto verso il tema della sostenibilità, che oggi ancora di più, se facciamo riferimento alle necessari interventi legati al tema del cambiamento climatico, sempre di più possono rafforzare questa collaborazione in questa direzione, e quindi mettere in campo delle politiche sempre più forti e attente al tema della qualità e della conservazione ambientale. Benissimo, grazie Marco. Economia del mare, una voglia di impresa che coinvolge anche i giovani, perché 10 imprese della Blue Economy su 100 sono capitanate da under 35, nonché il genere femminile, 20 su 100 sono a guida rosa, così come gli stranieri, 6 su 100. Che ne dice il professore? Sì, sono dati che confermano come la filiera, l'intera filiera, è estremamente dinamica, volta al futuro e predisposta, vocata a intercettare tutti i migliori e più virtuosi processi di innovazione, non solo tecnologica, ma anche relativamente ai modelli organizzativi e al concepimento, al saper concepire anche le buone pratiche. L'esperienza di questa tavola rotonda credo che sia anche un esemplare sintesi di queste tendenze positive e virtualmente volte a cogliere le positività che si prospettano. In fondo non si può davvero, non si potrebbe mai parlare di economia del mare, o come si dice all'inglese blue economy, che proprio evoca la qualità, il mare vivo, le condizioni ambientali davvero sostenibili. E quindi diciamo, il presupposto di tutto è davvero il mare pulito, attività marinare in senso lato della blue economy in maniera più specifica, che anche perché possono beneficiare queste attività di tecnologie più avanzate, quindi più evolute, e quindi anche di attività più qualificate come quelle del turismo, più acculturato sotto il profilo ambientale, sotto il profilo anche delle sensibilità verso le dinamiche innovative. Beh, insomma, è tutt'uno, la sostenibilità, l'ambiente, la buona imprenditoria e quindi la capacità di saper gestire una infrastruttura così strategica come il porto turistico, come ci è stato testimoniato, ne è un esempio, e insieme a loro il saper fare, almeno porsi il problema nei tempi giusti, formazione ad alto livello per coprire un segmento di nicchia, certamente segmenti di nicchia, ma comunque nelle parti apicali del capitale umano, delle necessità di formazione strategica e capitale umano in questo settore. Ecco, tutti questi ingredienti si tengono insieme, devono stare insieme, e nell'insieme e unitariamente, facendo sistema, possono garantire il successo dell'intera filiera. Faccio notare, voglio richiamare appena l'attenzione, che almeno qualche volta, insomma, anche questa regione non è agli ultimi posti nel candidarsi a svolgere un ruolo comunque attivo da protagonista. Qui abbiamo, sono già state richiamate, una buona attenzione ambientalista sul tema, abbiamo una buona capacità imprenditoriale nel saper
candidare territorio come infrastrutture di accoglienza, il porto turistico ne è un esempio, abbiamo già citato linee di formazione accademica universitaria del sistema AFAM come l'ISIA che cercano di coniugarsi con le frontiere più avanzate della capacità di formazione nel settore e il design è fondamentale, strategico per coltivare innovazione nel settore, ma abbiamo anche imprese nautiche che non si dovrebbe diciamo trascurare, che qualche volta faremo bene anche a invitare a questi tavoli di conversazione che arricchiscono il nostro territorio. Basta riferirsi a quanto è presente intorno allo stesso porto di Ortona per rendersi conto come il riferimento alla cantieristica per yacht grandi e di lusso, quindi soprattutto al di sopra dei 72 piedi, trovano capacità imprenditoriale e di produzione cantieristica già nella nostra regione. C'è da augurarsi che tutto possa fare sempre più sistema e far crescere di più la nostra regione. Benissimo, ora abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ci divideremo tra poco. Rieccoci dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di economia del mare e poi nella seconda parte parleremo della sesta edizione di Sottocosta. L'Italia, dottoressa, è un paese di navigatori, oltre che di santi, è vero, e di poeti. Il mare rappresenta un grandissimo valore aggiunto all'economia del bel paese. Orientare gli studenti verso una carriera lavorativa, visto che lei è docente dell'ISIA, nell'ambito dell'economia del mare, rappresenta, a mio avviso, a nostro avviso, una mossa vincente per i giovani in un paese in cui l'occupazione stenta a decollare, lo dicevo prima al professor Mattoscio. Io credo che il design nautico possa costituire una grande opportunità, soprattutto in un territorio che sembra fare inizialmente delle resistenze, ma in realtà ha soltanto bisogno di essere convinto, di essere, diciamo, abituato a parlare di determinati argomenti, e questo è il motivo per cui noi dalla prima edizione di Sottocosta ci siamo impegnati a parlare di design nautico, perché abbiamo, come dicevo prima, moltissimi progettisti che hanno un'attenzione verso il design e che potrebbero trovare nel design nautico una grande occasione. Io ho l'onore di avere tra i miei, diciamo, più cari amici professionalmente dei grandi professionisti nel mondo della nautica e progettisti di fama internazionale, da Ceccarelli a Vallicelli, che hanno fatto barche per l'America's Cup e tutte le barche più importanti. Loro siamo tutti riuniti in un'associazione che si chiama Spronadi, che riunisce i progettisti di nautica da diporto, e devo dire che questo è un settore, soprattutto quello delle grandi imbarcazioni di lusso, dei maxi yacht, un settore che non conosce crisi. Sì, e infatti fa eccezione esatto, ai tempi che viviamo. Sì. Perché il lusso non conosce crisi fondamentalmente, quindi questo è un dato che dovremmo tenere sempre più in considerazione. E per cui orientare i ragazzi verso una formazione che gli consenta di avere delle opportunità non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, io credo che possa essere una scelta vincente. Il 26, proprio con ISIA, stiamo organizzando un workshop e tratteremo il tema dei maxi yacht, verrà una progettista di grande fama che ci farà vedere, oltre ai suoi ultimi progetti pubblicati su tutte le riviste internazionali, ci farà vedere con una lavagna come si inizia a progettare. Ci invierete, sì. Certo, assolutamente, dovete venire. E per cui vedremo come si inizia dalla prima linea fino ad arrivare allo scafo, chiaramente così per sommi capi, però credo che in un'ora di workshop ci si avvicinerà e si capirà che fondamentalmente la progettazione nautica non è così distante dalla progettazione di una casa o di un cucchiaio, bisogna solo tenere in considerazione quelli che sono i vincoli. È un tipo di design diverso. Esatto, i vincoli della progettazione. A lei che dirige il porto,
vengono giovani a chiedere, vengono, cioè, qual è l'impatto che avete con il territorio? Come anticipava il professor Martoscio prima, il mare, la nautica in particolare, mettono in moto una serie di filiere che sono molto radicate e ramificate nel territorio. Giovani interessati a operare in questo settore ce ne sono tanti, e ahimè più delle volte trovano le risposte che cercano fuori dal nostro territorio regionale. O addirittura a volte anche fuori dall'Italia, perché questo paese vive e sconta un gap culturale da questo punto di vista. Essere proprietari di una barca negli altri paesi europei, in particolare quelli del nord Europa, equivale a essere proprietari di una motocicletta o di una macchina. Esatto, ma anche meno, diciamo. Cioè, è una pratica diffusissima in ogni ceto, in ogni strato della popolazione. In Italia, purtroppo, esiste ancora questo, un pregiudizio che non ha nessun fondamento, nemmeno dal punto di vista statistico, perché il 90% della nostra flotta navigante è costituita da imbarcazioni fino a 10 metri, quindi parliamo comunque di innatanti e comunque di imbarcazioni che sono alla portata, non dico di tutte le tasche, ma comunque anche di chi magari sceglie di acquistare una piccola imbarcazione anziché avere il giardino più curato oppure farsi qualche viaggio in più. Quindi fondamentalmente è uno stereotipo che colpisce anche l'indotto, colpisce anche l'occupazione, colpisce un sistema di imprese che viene qualche volta etichettato in maniera sbagliata e che di conseguenza determina anche quelle che sono le scelte a livello pubblico. I decisori pubblici, se devono trovare qualche settore da colpire in momenti di particolare crisi o emergenza, come abbiamo visto in passato, non si sono fatti scrupoli di colpire la nautica, senza sapere che invece i danni che si andavano a fare erano quelli classici, quelli dell'elefante nella cristalleria. Perfetto, bene. Di Marco, la sostenibilità a questo punto, parlando di mare. Sì, può essere intesa sotto vari modi. Prima parlavamo del tema della plastica, che è sicuramente una delle criticità più attenzionate, ma parlare di sostenibilità significa parlare anche di un'economia sostenibile e del mare, quindi entrare dentro un sistema diverso che oggi raccoglie anche le tematiche dei cambiamenti climatici, della sfida ai cambiamenti climatici. E non a caso nell'ultima COP24 ormai tutti unanimi nella definizione che occorrono tempi brevi per mettere in campo realtà nuove e accelerare processi che ci portino verso quella direzione. Io sono d'accordo quando il professor Martoscio dice che l'Abruzzo è anche una regione di eccellenze. Noi siamo troppo spesso abituati a vedere il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Questo non perché dobbiamo cullarci su quello che funziona, ma semplicemente perché abbiamo delle sfide importanti da mettere in campo, come l'industria del design, e la nostra regione ha una peculiarità tutta sua. Da un lato è per oltre un terzo tutelata, quindi parliamo di conservazione di aree protette, abbiamo anche un'area marina protetta che è Torre del Cerrano, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, insieme con il potenziale nascente parco della costa dei Trabocchi, ma già di per sé la realtà dei Trabocchi vive un processo nuovo di accompagnamento. C'è la Camera di Commercio che insieme con altri partner stanno ragionando su un contratto di costa, è un'innovazione da questo punto di vista, perché finora ci eravamo fermati un po' al discorso dei contratti di fiume e non ci eravamo spinti così oltre. Questo significa che si è ormai tutti coscienti che bisogna mettere in campo un'azione di sistema ripartendo dalle nostre eccellenze, e la Regione Abruzzo ha anche un'industria, un tasso di industrializzazione del 23-24%, adesso non ricordo il dato esatto, che ci deve far uscire fuori da questa contrapposizione, perché troppo spesso il nostro mondo interviene su quello che non funziona, ma dobbiamo forse anche noi mettere in piedi
un cambio di passo, scusate il gioco di parole, per far sì che comunque quei sistemi innovativi che funzionino e che creano innovazione. Del resto, con lo stesso porto turistico stiamo ragionando su un protocollo più allargato per mettere in campo anche altre esperienze, possano essere comunicate anche nel giusto modo. Da qui il secondo elemento, il secondo nostro contributo che daremo appunto all'iniziativa di Sottocosta quest'anno, è un workshop sulla comunicazione ambientale. Ci è stato sollecitato in modo intelligente dalla stessa Camera di Commercio, ci stiamo lavorando insieme, perché comunque dobbiamo accompagnare, a mio avviso, anche un nuovo modo di fare comunicazione, che non può essere solo comunicazione scientifica, sulla quale ormai siamo bravi, ma una comunicazione che abbia anche un carattere sociale e economico e ci mette nella condizione di affrontare queste nuove sfide insieme. Grazie. Professor Matosso, i settori costitutivi del comparto presi in considerazione sono i seguenti, li leggo, li ho qua. Filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative. Sì, c'è una ricchezza di riferimenti che qualificano questo settore. Si semplifica come una filiera, ma in realtà bisognerebbe avere anche uno sguardo orizzontale, non solo uno sguardo verticale, ma uno sguardo anche molto molto orizzontale. Yeah. E per capire poi la valenza crescente e sempre più strategica che nell'insieme questo settore già ha e assumerà sempre di più nell'immediato prossimo, basta far riferimento a due eventi che sono sotto gli occhi di tutti, credo anche dei nostri telespettatori. Il primo evento è dovuto alla crescita dei mercati mondiali, a quelli che sono i fenomeni comunque irreversibili, comunque la si pensi, dovuti alla globalizzazione e quindi alla crescente integrazione tra continenti, popoli, stati, comunque hanno un risvolto molto pratico che ha un riflesso diretto con il tema che stiamo trattando. E vale a dire che il trasporto di una tonnellata di merci via mare ha accresciuto la misura della distanza, ma questo solo in apparenza un paradosso, in realtà è un riflesso concreto dei fenomeni a cui accennavo, quindi si è arrivati adesso a circa 5.300 miglia di percorso di una tonnellata merce trasportate via mare. Non è una distanza che misura una maggior distanza, ma anzi una maggior distanza misura una vicinanza. Perché questo? Una crescita. Perché è evidente che il trasporto di merci ormai hanno origini lontane, molto lontane, che prima non poteva essere così perché non c'erano i mezzi nautici adeguati, di conservazione dei prodotti adeguati, di sicurezza del trasporto, oltre che del prodotto medesimo. Adesso tutto questo e ce lo lasciamo alle spalle, abbiamo un grande scenario molto modificato che avvicina, ribadisco, i popoli, i continenti, gli stati, le nazioni, e noi non possiamo non candidarci per storia nazionale, per peculiarità anche geografiche, a svolgere un ruolo positivo, attivo, significativo. Non dobbiamo mai essere megalomani e dire vogliamo essere una superpotenza del mondo, però un ruolo adeguato, davvero adeguato a quello che madre natura anche ci assegna e ci affida, insomma, sarebbe deplorevole non coltivarlo. Grazie. L'altro esempio, e concludo, è quanto è avvenuto e sta avvenendo in questi giorni, queste settimane a Venezia. Io pochi giorni fa ero proprio lì per gestire un concorso universitario, e il tema esplosivo di quella città era il biglietto, il ticket di accesso alla città storica, che comunque è già operativo per coloro che sbarcano dalle grandi navi da crociera. E quindi è evidente, abbiamo due macro grandi fenomenologie, trasporto merci, trasporto passeggeri da crociera. L'Abruzzo e soprattutto gran parte del Mezzogiorno d'Italia debbono accelerare la loro attenzione proprio in tutto quello che è il mondo di mezzo, a cominciare
soprattutto dal cluster della nautica di porto, perché abbiamo più cluster nella blue economy, ma il cluster della nautica di porto è particolare e si presta anche per dimensioni e flessibilità ad essere meglio interpretate da regioni piccole, ma soprattutto in particolare dal Mezzogiorno d'Italia e del suo insieme. Grazie. Impresa del mare, 2 su 10 sono guidate da donne. Beh, mi fa piacere questo. Le fa piacere. L'Abruzzo può essere un importante snodo nella rete europea dei trasporti? Proprio per quanto stava dicendo prima il professor Mattoscio, nel settore dell'economia del mare, le città portuali, incentivi concreti per lo sviluppo dell'economia del mare, economia del mare, risorsa per creare occupazione. Ma io ritengo che a tutto questo possa esserci una risposta assolutamente positiva, però credo che gli sforzi che debbano essere fatti debbano provenire da molteplici direzioni. Le faccio un esempio, perché in quanto donna, no? Ed imprenditrice oltre che docente, progettista, da quando praticamente sono stata contraffatta, perché poi nel mondo delle idee c'è la contraffazione che è diciamo la spina sempre viva, ecco, per ogni progettista, e da lì sono diventata imprenditrice, ho iniziato a produrre i miei brevetti. Quindi le dico in qualche maniera che il ruolo della donna imprenditrice non è un ruolo particolarmente semplice. Come imprenditrice, anche come progettista che si occupa di design nautico, le dico che a Roma ero l'unica relatrice ad un convegno della durata di 10 ore, quindi che ci siano donne alla guida di imprese, questo vuol dire che qualcosa si sta muovendo, che viene riconosciuto anche l'impegno della donna in ambiti che fino a non molto tempo fa erano preclusi alla donna stessa, quindi vuol dire che sta cambiando anche una mentalità, un modo di guardare alle professionalità senza guardare diciamo all'origine del professionista, al gene. E al gene, quindi di conseguenza tutto questo non può che essere un dato positivo. Benissimo, ancora una pausa pubblicitaria e poi rientreremo per tirare le conclusioni. A tra poco. Allora, rieccoci qui dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di economia del mare, o meglio abbiamo parlato di economia del mare, quindi possiamo concludere confermando che il futuro dell'economia ha i colori del mare, Blue Economy. Bene, dopo questa chiusa parliamo del sottocosta che è arrivato alla 6ª edizione, Porto Turistico Marina di Pescara, 25-28 aprile. Il direttore, se sbaglio, mi corregge. È 25-28, sì? Perfetto. Benissimo. È il più importante salone nautico che c'è in Abruzzo, insomma, non ci sono dubbi su questo. È un progetto della Camera di Commercio e del Marina di Pescara, giunto quest'anno, come ho già detto, alla 6ª edizione. Prego, direttore. È un progetto che nasce 6 anni fa, come ben dice lei, soprattutto su sollecitazione delle forze vive e attive che operano nel settore della nautica. Non dimentichiamo la collaborazione con l'Assonautica di Pescara, che è stato uno degli elementi di stimolo per far nascere questo appuntamento. E non dimentichiamo anche il patrocinio di Assonat, che è la principale associazione italiana che riunisce porti e approdi turistici. Sottocosta si chiama così proprio perché vuole fotografare il suo target, l'obiettivo a cui è rivolta come manifestazione, cioè sono proprio i piccoli proprietari di piccole imbarcazioni, quelli che con la barchetta da 6 metri vanno a farsi una passeggiata la domenica o amano andare a pesca davanti al nostro litorale, appunto sottocosta. È un salone che nel corso di questi 6 anni
si è ritagliata un'identità. Stiamo vedendo delle immagini. Sì, delle precedenti edizioni. Si è ritagliata un'identità ben precisa, e si rivolge a un pubblico ben definito, ma soprattutto è diventato anche un importante contenitore di diffusione e disseminazione di quelli che sono i concetti base e che sono quelli di cui abbiamo parlato anche oggi, quindi l'economia del mare, l'attenzione all'ambiente, la progettazione, le professioni, le filiere economiche legate al mare e alla nautica da diporto. Il Marina di Pescara è indubbiamente la location ideale per quanto riguarda questa manifestazione. Se proprio vogliamo individuare una criticità, è quella che gli spazi a disposizione a volte risultano essere anche un po' troppo compressi rispetto a tutte le potenzialità che ci sono per quanto riguarda gli espositori, gli aspiranti espositori, la capacità di mettere in mostra eccellenze non solo di questo territorio, ma negli anni abbiamo cominciato ad attrarre anche espositori di altri paesi, altre regioni di questo paese, proprio a evidenza del fatto che è un appuntamento che ormai si sta ritagliando un proprio contorno ben preciso nel panorama nazionale. Non vogliamo fare e non possiamo fare la concorrenza al Salone di Genova o ai grandi saloni internazionali, ma non è nemmeno questo l'obiettivo. Ci rivolgiamo a un pubblico completamente diverso che pian piano sta comprendendo il valore e la capacità di questo evento di rappresentare in maniera pratica, concreta e anche economica una filiera di una certa importanza. Benissimo. Vorrei fare una domanda a Di Marco che prego non sembri una provocazione. Cioè, io quando prima pensavo a Legambiente pensavo sempre a dei signori molto attenti all'ambiente, al mare, all'aria, però eccessivi, cioè andavano un po' troppo oltre, spesso non si pensava tanto al discorso occupazionale, cioè, ma solo al fatto che l'uccello, non so, paguro non nidifica in quel posto perché ci sono, cioè si parlava, cioè vedo proprio da questa sera, ma già da qualche tempo, una crescita positiva di Legambiente. Cioè, da questo punto di vista erano bravi prima anche, mica erano meritevoli anche prima, ma adesso vedo che vanno di pari passo con quello che fanno, con il business, con Sottocosta, per capirci. Diciamo che non siamo noi quelli che siamo cambiati. Quest'anno noi andiamo al nostro congresso nazionale e compiamo 40 anni. In effetti stiamo lavorando su un testo nazionale dove mettiamo insieme le nostre sfide vinte e anche quello su cui c'è ancora da lavorare. Il tema vero è che la sfida dei cambiamenti climatici ci porta a un cambio di modello che si avvicina molto a quello che noi dicevamo in passato. Questo non significa che noi avevamo sempre ragione. Spesso c'è anche la teoria dell'arciere, no? Punti l'arco più in alto cercando di colpire. Oggi c'è un fatto nuovo che è venuto proprio fuori anche dalla discussione di oggi. C'è una sinergia che non passa solo attraverso il nostro mondo, ma il tema della sostenibilità è trasversale all'aspetto economico, sociale, industriale, e proprio perché noi comunque abbiamo delle eccellenze. Faccio un esempio pratico per raccontare questa sintesi. C'è un'azienda abruzzese, che poi è una multinazionale, la Fater, no? Chi non la conosce, per la produzione di Pampers e altro, e noi ci siamo scontrati con loro qualche anno fa ragionando sul tema dell'uso dei pannolini diciamo lavabile o meno. Loro ci dicevano che era un processo non sostenibile. Al tempo stesso noi però cercavamo una soluzione a questo rifiuto che caratterizza un grosso elemento indifferenziato che va a discarica e incenerimento. Su questa iniziale discussione e contrapposizione tra noi e questa azienda, dopo 10 anni la Fater ha brevettato un modello unico
unico a livello mondiale e ha potenzialmente la possibilità di aprire un impianto che non solo sottrarrebbe a discarica circa 1 milione di tonnellate l'anno di rifiuto indifferenziato che oggi va a discarica e incenerimento, quindi quello contro noi abbiamo sempre combattuto, ma al tempo stesso permetterebbe anche la costruzione di un indotto di circa 1000 dipendenti. Su questo purtroppo è ancora un po' latente il sistema governativo, perché non ancora viene, diciamo, formalizzato questa norma che ci dice che il pannolino che entra come rifiuto diventi non più rifiuto ma materia prima seconda e possa essere reinserito nel ciclo di lavorazione. Quindi c'è una crescita che va attenzionata, noi siamo consapevoli e su questo siamo stati forse un po' all'avanguardia anche quando ragionavamo sul sistema Appennino Parco d'Europa, nel senso che non è che veniamo meno alla nostra indole di tutela e di conservazione ambientale. Ci sono attrattori come l'orso, il lupo, ma la stessa tartaruga che necessita, tartaruga marina ovviamente, necessita attenzione e che spesso è vittima anche di incidenti. Sicuramente chiamiamo con forza una maggiore responsabilità e attenzione alla cura della biodiversità, però ci rendiamo conto che ci sono una serie di processi anche industriali e commerciali che vanno accompagnati, perché oggi la sostenibilità non è solo un nostro pallino ma è un elemento fondamentale se vogliamo vincere la sfida appunto dei cambiamenti climatici. Grazie. Per i più piccoli una bella notizia, cioè verranno liberate delle tartarughe carretta. Verranno curate prima dai sanitari e poi lasciate libere in mare, quindi i più piccoli si ricordino che possono andare a vedere questa cosa bellissima, veramente una bella iniziativa di lasciare le tartarughe libere nel mare. Prima ha parlato il professore sull'ISIA, di cui è presidente, però per galanteria ha ceduto subito la parola alla dottoressa Cicotti, però dobbiamo cercare di concludere questo discorso, visto che ci sarà un workshop sui maxi yacht e sulle nuove tendenze del design nautico. Mi sbaglio, sì, dottoressa? Sì, no, non si sbaglia. Non mi sbaglio, professore. Ma intanto dobbiamo ricordare che la nostra regione vanta una tradizione prestigiosissima a livello internazionale nell'ambito del design industriale. Cito per tutti Corradino Lascagno, a pochi chilometri da qui per la prima volta lui ha sperimentato il volo in verticale. Quindi non va ricordato solo per il successo della Vespa, dell'Ape, ma lui è stato un grande inventore e un grande design industriale. Poi nelle nostre prossimità ci sono state esperienze di design nel settore manifatturiero, da quello dell'abbigliamento all'automotive, ugualmente non trascurabili. C'è il tema del design che è da concepire come un processo di conoscenza, di valorizzazione manufatturiera e non solo, che rappresenta sempre più un'opportunità imprescindibile per riconcepire proprio modelli anche di attività economica nella direzione della sostenibilità. E noi tutti siamo interessati ad avere una sedia più comoda dove sederci, ad avere un tavolo più ergonomico, ad avere uno yacht disegnato in maniera da esaltare non solo lo stile e la bellezza, non solo lo stile e la bellezza, ma anche la capacità di accoglienza, cioè il benessere, la salute, ma anche, e a maggior ragione, la relazione con la natura e il mare in particolare, per quanto ne stiamo discutendo questa sera, e più in generale la sostenibilità. L'ISIA è uno dei due pilastri di alta formazione accademica, perché ho già detto uno è l'università e nella nostra regione c'è la buona esperienza del locale Dipartimento di Architettura che ha attivato un corso di base in design, ma c'è l'altra stambella, l'altro pilastro che è il sistema AFAM con gli ISIA, che però fanno del design un'esperienza unica di conoscenza applicata, quindi non solo di ricerca di base e astratto come è anche nel DNA, nelle peculiarità di tutto il sistema universitario, ma
nella logica della maggiore prossimità all'impegno nell'attività di produzione e nella capacità di meglio essere vicini ai bisogni reali anche dei cittadini, oltre che delle comunità. Ecco perché gli ISIA non hanno e non vogliono avere un corpo docente di ruolo, ecco la peculiarità, ma il corpo docente di questi istituti viene reclutato con avvisi pubblici, perché è un'università pubblica, una alta formazione, un istituto di alta formazione accademica pubblico, quindi sempre con trasparenza e con procedure pubbliche, ma direttamente il reclutamento avviene nel mondo delle professioni e delle competenze imprenditoriali. Bellissimo. Perché come era nel movimento ADNA, nel movimento Bauhaus dell'inizio del Novecento, la conoscenza e le creatività debbono essere sempre più ricondotte nelle prossimità dell'impegno di produzione. È una sfida aperta in cui la nostra regione è pienamente coinvolta grazie a questa nuova iniziativa che accogliamo. Perfetto, ci sarà quest'anno la presentazione del bando, sì, del premio design nautico, è la grande novità, l'abbiamo detto all'inizio, del premio alla carriera. Sì, allora, ne vuole parlare, dottoressa? Sì, certo. Relativamente al premio nazionale design nautico presenteremo il bando della quarta edizione. È un premio dedicato essenzialmente alla piccola nautica, proprio in linea con Sottocosta, e quindi non una nautica minore, ma una nautica semplicemente più piccola, accessibile a tutti, perché questo è il motto che ripetiamo dall'inizio: andare per mare non sia un lusso per pochi, ma un beneficio per tanti, esattamente come il buon design. E quindi l'obiettivo del Premio Nazionale Design Nautico è quello di mettere progettisti di due categorie distinte, professionisti e studenti, di fronte ad un tema dedicato appunto alla piccola nautica. Siamo passati dal restyling del Moscone, che è stata la prima edizione del premio, e per arrivare a molti altri temi appunto relativamente ai natanti. Quindi abbiamo avuto il natante da pesca e da passeggio per il secondo bando, il natante da lavoro per marine, porti turistici, che abbiamo premiato nella scorsa edizione con progetti davvero interessanti, e quest'anno presenteremo il nuovo bando, che però vi invito a scoprire direttamente il 27, senza preannunciare il tema. E poi posso chiudere, io credo che ogni professionista, ogni progettista debba sempre tenere a mente che la sua attività non deve finire mai. Con Ernest Hemingway mi piace dire che siamo tutti apprendisti in un mestiere in cui non diventeremo mai maestri, e quindi bisogna sempre continuare a studiare, a fare formazione e non sentirsi mai arrivati, perché la tecnologia va sempre avanti, fa passi importanti, e quello che noi pensiamo di avere come esperienza in questo momento sarà superata nel giro di pochissimo, quindi bisogna sempre continuare a formarsi. Grazie. Il FLAG Costa dei Trabocchi si presenterà il progetto alle stagioni del mare. Verranno valorizzati vino e pescato locale, quindi anche un percorso enogastronomico. Direttore. Noi abbiamo sempre detto che il mare rappresenta anche la porta del territorio, è una porta alternativa a quelle tradizionali, e quindi attraverso la valorizzazione dei prodotti che la natura e il mare ci donano, vogliamo anche costruire dei percorsi di scoperta delle eccellenze del territorio. 17-18 anni fa, con una intuizione davvero primordiale rispetto ai tempi, la Regione Abruzzo pubblicò la guida al turismo nautico in Abruzzo. 18 anni fa non si parlava di turismo nautico assolutamente, le imbarcazioni da diporto non erano considerate come dei mezzi per accedere a un territorio e conoscerlo nelle sue peculiarità. Questo concetto ovviamente nel corso degli anni si è affermato e si è evoluto. L'attività che si svolgerà attraverso il GAL Costa dei Trabocchi, e che comunque in Sottocosta già facciamo fin dalla prima edizione, sarà proprio quello di
aiutare il pubblico a conoscere meglio e a valorizzare la produzione tipica del territorio. La nautica di porto deve essere intesa anche da questo punto di vista, non è solo la fruizione dell'imbarcazione quando naviga, ma anche quando questa si ferma in un porto e attraverso quel porto abbia la possibilità, a persone che magari non hanno mai messo piede su quel lembo di terra, di scoprire cosa di buono quel territorio ha riserva per loro. Benissimo. L'ordine dei giornalisti d'Abruzzo sarà protagonista, l'abbiamo già detto, della seconda giornata con un convegno sull'ambiente e la mobilità alternativa. Lo chiedo al Di Marco proprio per sapere questa combin fra l'ordine e la Lega Ambiente. Diciamo che ci piace essere anche un po' incursori. L'idea è ripartire proprio dal tema della comunicazione. Ma l'avete ambientale. Avuta voi o i giornalisti? Veramente è nato così, da un tavolo un po' per caso, confrontandoci con loro, era presente anche la Camera di Commercio, e poi ci è piaciuta come idea e l'abbiamo messa in campo. Perché, come dicevo, noi siamo bravi, specie su alcune determinate progettazioni, LIFE, ne abbiamo fatti diversi, sulla comunicazione scientifica, però dobbiamo stare in campo anche su qualcosa di più informale, sul quotidiano. E partendo da questa riflessione, sottocosta può essere una prima esperienza, perché nasce anche da un fatto concreto. Prima ho accennato all'idea di questo rapporto migliorativo di collaborazione anche con il porto turistico, perché vogliamo stimolare anche il discorso sulla mobilità sostenibile qui a Pescara, e quindi da qui l'idea di mettere in campo questa azione che sarà funzionale anche delle iniziative future che andremo proprio a realizzare all'interno del porto turistico. Benissimo, abbiamo parlato un'ora, professore, ci preoccupavamo all'inizio, riusciremo a parlare un'ora, potremmo continuare ancora per un'ora. Quindi io ringrazio il professor Martoscio per essere intervenuto, ringrazio la dottoressa Ciccotti, il direttore della Marina di Pescara Bruno Santori e poi il Giuseppe Di Marco, presidente della Lega Ambiente Abruzzo. E ancora una volta la mia collega Maura Di Marco dell'ufficio stampa della Camera di Commercio, che è stata utile, anzi utilissima, per la organizzazione di questa trasmissione. Grazie ai telespettatori, felice sera a tutti. Arrivederci.